Qua, amici telespettatori, ci troviamo naturalmente nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un altro ragazzo in cerca della sua anima gemella. Si chiama Giacomo e viene da Campobello di Mazara. Ciao Giacomo. Ciao. Allora Giacomo, quanti anni c'hai? 40. 40 anni, sei di Campobello di Mazara? Sì. E sei in cerca dell'anima gemella? Sì. Della donna ideale? Certo. Allora Giacomo, raccontaci un po' di te. Del mio passato. Del tuo passato, come mai praticamente sei in cerca dell'anima gemella e hai pensato soprattutto di rivolgerti a noi? Perché ho visto molto le tue trasmissioni e mi piacciono tantissimo, questo mi piacciono tantissimo. Conosco anche Francesco, tutti, gli ho detto se stasera potevi venire, mi hanno detto di sì. L'unica persona che io cerco, questa persona, la prima cosa che lei deve fare è che si deve prendere cura dei miei bambini. Quindi tu sei separato? Sì. Da molto? Sì. Da quanto tempo? Con questa persona sempre che fa vai bene, vai bene. Innanzitutto chiariamo quanti figli c'hai? Tre. Tre figli? Sì. Non stanno con lei, giusto? No, uno sì. Uno sì. Uno sì. Mentre gli altri? Gli altri sono nella comunità. Okay. Santa Margherita. Quanto tempo che sei separato? Ma circa 4-5 anni così. 5 anni. E in 5 anni tu praticamente sei stato sempre da solo. Sì. Non hai trovato la persona ideale no, per te. No, infatti la sto cercando. Certo. Vabbè, mi parliamo... farebbe piacere. Cioè, logico. Vabbè, parliamo dell'età di questa persona che tu praticamente vorresti trovare. Tu hai 40 anni, quindi certo, partiamo da una base. Dai 30 in poi. Dai 30 in poi. Certo. Dai 30 fino ad arrivare a un'età di? 35, 40? Anche 40. 40. Vabbè, non... Quindi dai 30 ai 40. Sì. Hai preferenze per quanto riguarda l'aspetto fisico? No. No, non ti interessa l'aspetto no, fisico? No, non mi interessa. Anche se robustina è la stessa cosa. L'unica cosa che deve fare è che si deve, te l'ho detto, si deve prendere cura dei bambini. Esatto, perché sono la cosa praticamente a cui tieni di più, giusto? Certo. Tu lavori? Sì. Che lavoro fai? Una ditta. In una ditta, sei praticamente impiegato? Sì, esatto. C'hai, mi hai detto poco fa, la casa di proprietà? Sì. Quindi economicamente, diciamo, stai bene. Sì, sei, insomma. Sì. Hai la macchina, ti puoi spostare? No, macchina non. Macchina niente, sei a piedi? Sì. Vabbè, però sei volenteroso. Certo, questo sì. Per questo cui, l'importante sì. È questo. Questo sì. Ascolta, parliamo un po' di te. Che tipo di carattere hai? Tu descriviti. Il mio carattere? Sì. Guarda, se una persona per me mi sa prendere, io faccio qualsiasi cosa con le persone. Ci sono qua anche degli amici che te lo possono dire. Mm-hmm. Cioè? Cioè che tipo sei? Sei un tipo romantico, non so. Sì, questo sì, mi piace divertirmi, mi piace andare a goderti fuori, la vita. Godermi la vita, però in tranquillità, no? Certo. Prendermi di nervoso come ho sofferto tanto, guarda. Non voglio soffrire più come. A molto che soffri? Sì. Cioè hai sofferto mentre che stavi con la tua ex? Sì, e subito dopo. E anche dopo. Esatto. Hai mai pensato di non so, di fare una riconciliazione anziché cercare l'anima gemella? No, non conviene più. Niente. Cioè sei stato talmente deluso dalla tua ex compagna, sì, praticamente, che tu vuoi tentare una nuova strada. Esatto. Vuoi farti una nuova vita? Una nuova vita. E cercare una nuova compagna. Che ti praticamente che ti accompagni. Certo, e anche in questo per percorso. Me niente anche ai miei figli. Pure. Esatto. E che soprattutto si occupi dei tuoi bambini. Certo. Abbiamo detto hai tre figli. Sì. Il più grande quanti anni c'ha? 17. E il più piccolo? 6. 6. Uno è qua, questo. Sono maschietti tutti e tre? Sì. Perfetto. Va bene, Giacomo. Ascolta, tu ti piace la musica, sì? Certo. Che genere di... Tanto. No. Che genere di musica ascolti? Discoteca, napoletana, tutto. Cioè non hai preferenze, basta no, che no, bella, orecchiabile, no, no, ti piace. Sì, la che musica cos'è l'amore? Tu credi all'amore vero, all'amore certo. Sincero? Certo. Secondo te che cos'è l'amore? Una cosa meravigliosa. Una cosa meravigliosa. Certo. Tu nonostante la tua brutta esperienza sei ancora fiducioso, sì, nel trovare la ragazza, sì, che, certo, che ti dovrebbe accompagnare per tutta la vita. Certo. E qual è la cosa più importante che tu vorresti trovare in una donna? Ma di tutto, che sappia accogliere a me, capisce anche i miei caratteri, capisce pure i miei figli e tutto. Cioè che cos'è una cosa che ti potrebbe colpire in una donna? La cosa che potrebbe colpirti, la cosa che ami di più? Su una donna? Sì. Ma già una donna si capisce quando è sincera o no. Cioè la sincerità. Bravo. Tu adori la sincerità. Sincerità, sì, tantissimo. Mentre ti faccio la domanda opposta, che cos'è che tu non puoi soffrire in una donna, non puoi vedere? Non riesci a sopportare magari? Qualche quando azione magari no, che ti faccio? Quando mi prendono in giro. Cioè sotto tutti i campi? Sì.
non in un campo specifico, sotto tutti i campi. Magari le bugie non le puoi sopportare. Certo. Perché magari se una ti dice le bugie, deve essere motivata. Certo. Giusto? Amiche telespettatrici, avete conosciuto Giacomo, 40 anni di Campobello di Manzara, che è in cerca della sua anima gemella, la sua donna ideale. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare, non potranno fare altro, attenzione, che telefonare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. E chiamate, perché Giacomo è qui. È un ragazzo che ha bisogno di affetto e cerca una ragazza dai 30 ai 40 anni per sistemarsi, per tutta la vita e soprattutto per pensare soprattutto ai suoi figli, che è la cosa praticamente a cui lui tiene di più. Amiche telespettatrici, ripeto, telefonate perché Giacomo è qui e sta aspettando le vostre chiamate. Giacomo, cosa possiamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Se vuoi lanciare un messaggio, fallo pure guardando la telecamera. Messaggio che sei? Un messaggio. Tipo, vuoi dire qualcosa alle telespettatrici che ti stanno guardando? Perfetto, un bel messaggio. Amiche telespettatrici, vi raccomando, chiamate. Uno ciao per quanto riguarda la rubrica dei cuori solitari da Alberto e ciao anche da Giacomo. Ciao ciao.